Bellissime e anche nostalgiche note. Le ho voluto accostare al film di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, perché come in quel film, diciamo, l'attore, il personaggio principale, ritorna sul luogo dopo un lunghissimo tempo e rivive il suo passato, il passato in quel luogo e come lo trova attualmente. Ebbene, io sono ritornato qui, su un luogo che, anche se non è una chiesa, o un castello, o una torre, un qualcosa, è sempre, può far sempre parte della storia di una città. Intanto, buonasera a tutti, Salvo Valentini, in compagnia della mia camerwoman, che mi accompagna nel giro che mi sono impegnato a fare nei luoghi storici o particolari della città per far sapere magari qualche notizia in più a chi non la sapesse. Dicevo, ritorno qui con molta, moltissima emozione, perché qui, come me e tanti altri ragazzi, abbiamo passato gli anni più belli della nostra storia, quelli da ragazzi, da adolescenti. Diverse generazioni sono venute qui, soprattutto a partire dagli anni 60 e 70 e forse fino ai primi anni 80. Poi, come purtroppo tutte le cose belle, col mutare delle situazioni ambientali di una città, del modo di vivere, vanno a degradare e diventare diverse. Ebbene, adesso si vede questa scritta. Qui fino a tempo fa c'era un'altra scritta, c'era quella di Park Bar Uzzo, ovvero era il bar di ritrovamento, il luogo di aggregazione, si potrebbe definire, di tutti i ragazzi, dico tutti i ragazzi della città di Augusta, della Borgata, di Terravecchia, della Croce e Tre Cannoni, d'Arazia, di tutti i luoghi. Venivano qua. Si trascorrevano delle ore tranquille a scherzare, a rinfrescarsi un po' con le bevande che offriva naturalmente, pagandoci, mancherebbe il locale. Dicevo, il locale si chiamava Park Bar Uzzo. Uzzo era il nome del titolare, il papà dei ragazzi, i nostri coetanei, che assieme a noi vivevano lo stesso periodo della nostra adolescenza. Dicevo, io in particolare provo tantissima emozione perché anche se eravamo tantissimi ragazzi, ripeto, ci conoscevamo tutti quanti, tutti ci conoscevamo, sapevamo tutti chi era quello, chi era quell'altro, da dove veniva, perché la città era quella, eravamo un po' più uniti, anche se eravamo divisi in gruppetti delle famose comitive. La mia, la nostra, vorrei dire, quella dei Carusi da Villa, come l'ho denominata da sempre io, era quella che era più di casa qui. Infatti il proprietario, anzi i due ragazzi più giovani dei due figli del signor Uzzo, facevano parte della mia comitiva, quindi praticamente eravamo di casa, passavamo tanto, tantissimo tempo in questo posto. Ripeto, soprattutto d'estate era il luogo di passaggio, quando per esempio ci accingevamo ad andare a fare il bagno giù alla Badiazza qua vicino, ci fermavamo. La solita granita, una bevanda, un qualcosa e poi giù a mare a divertirci, a fare i tuffi nell'acqua splendida che ci accoglieva all'epoca. Beh, sì, confesso di essere abbastanza emozionato perché è passato tantissimo tempo da quando mi sono allontanato da qui, naturalmente non volutamente, ma perché la vita ti porta ad andare a seguire altri percorsi. Al riguardo ricordo che quando mi sposai, giustamente mi assentai da questo luogo, non so, in un modo naturale, perché si andava a vivere in un modo diverso, una famiglia, responsabilità, lavori e tutto quanto. Ebbene, dopo qualche annetto ritornai sul luogo del delitto, tanto per dire una frase conosciuta. E rimasi, lo dico proprio a malincuore, rimasi molto deluso di ciò che trovai, perché non c'erano più le
non c'erano più i miei amici e tutti i ragazzi, perché giustamente come me anche loro erano cresciuti, anche loro si erano allontanati per gli stessi motivi miei, quello ripeto che la vita ci portava. C'erano altri ragazzi più giovani di noi, quelli della, diciamo, delle generazioni successive alla nostra, però tu già ti sentivi un estraneo. E ripeto, a malincuore mi allontanai cercando di conservare nella mente i ricordi del passato, ovvero non accentrarmi su come ho trovato adesso questo luogo, che purtroppo non è più lo stesso, anzi attualmente da tanti anni è abbandonato, anche se c'è stato qualche tentativo di far riprendere l'attività commerciale, però non è andata più così. Noi ragazzi qui passavamo tantissimo del nostro tempo libero, eravamo tutti studenti, c'era chi andava già a lavorare, che era il classico figlio di papà che durante il periodo di vacanze non andava neanche a lavorare, le vacanze scolastiche, però ripeto, bene o male eravamo tutti qua anche perché a poca distanza, proprio sulla sinistra, già all'inizio degli anni 70 si aprì un altro bar, il bar Manhattan Bar del signor Cannavà. Poi più vicino ancora, proprio qua di fronte a me, c'era il famoso bar e tutt'altro il contesto del cinema del Kursaal. E più a destra c'è lo spiazzo del Parco della Musica, che noi ragazzi, adolescenti dell'epoca, sfruttavamo questo spiazzo a fianco al Parco della Musica per fare le nostre partite di calcio. Sì, passavamo il tempo così, giocando anche a pallone nella zona, naturalmente sempre rispettando il verde dell'epoca, cercando di non rovinare ciò che diciamo, l'amministrazione creava attorno a tutti noi, un bel verde che ci incoraggiava, e non solo noi, anche quelli più grandi, a frequentare questo posto per stare un po' rilassati, al fresco, e perché no, anche diciamo, a passeggiare. E tanti in questi viali hanno trovato anche i loro amori, perché la vita e l'usanza dell'epoca erano proprio questo. Le famose passeggiate alla villa facevano avvenire delle conoscenze fra ragazzi e ragazze che magari nel tempo sfociavano nei matrimoni. Tornando a noi, io guardando attentamente rivedo il jukebox messo proprio in quell'angolo, il jukebox, sì, all'epoca la musica che ascoltavamo l'ascoltavamo attraverso il jukebox, dove mettevamo delle monete, credo, se non ricordo male, con 100 lire dell'epoca potevamo scegliere 3 dischi da ascoltare, e lì c'era una gara, perché ognuno di noi che magari metteva i soldi giustamente doveva accontentare gli amici per il tipo di brano da ascoltare, però non era una grande disputa, in quanto i brani erano un po' tutti preferiti da tutti noi, perché l'epoca era quella, ogni generazione ha la sua musica, il suo modo di vivere e tutto quanto. Guardandomi attorno rivedo i vari tavolini con i tanti ragazzi che potrei nominarli tutti a uno, anche quelli che non erano della mia comitiva. Però ripeto, tornando al discorso di quelli più affiatati, almeno per quanto riguarda la mia persona, anzi dirò di più, che eravamo talmente di casa al Parco Bariuzzo, approfittando naturalmente della presenza nella comitiva dei ragazzi di Rosario e di Marco, che praticamente erano i figli del titolare, avevamo composto anche una squadra di calcio, la squadra del Bariuzzo, che praticamente con questa noi frequentavamo, partecipavamo ai tornei calcistici che si facevano. Perché sono emozionato tanto? Non solo per il tempo che è trascorso, perché parliamoci chiaro, io ero qui ai miei 15, dai miei 15 ai 25 anni circa, ora c'è una qualcosina in più forse, quindi la nostalgia viene e mi sembra una cosa normale. Però la nostalgia viene anche nel rivedere in questi angoli ragazzi che non ci sono più, cioè amici della comitiva che ci hanno lasciato prematuramente
e che, ai quali voglio dedicare questa puntata di storia in diretta. Storia in diretta, ripeto, che non abbraccia soltanto luoghi di storia, quella proprio in se stesso, con monumenti e cose varie, ma anche luoghi come questo. Questo ha fatto la sua storia in un modo pazzesco. Sono sicuro che tanti ragazzi dell'epoca, che magari ora sono collegati o vedranno in registrazione questa puntata, proveranno le stesse emozioni che sto provando io. Soprattutto quelli che vivono fuori di Augusta, perché ce ne sono tanti che dagli anni 70 non vivono più ad Augusta, perché per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire anche lontano, nelle Americhe, in tutte le parti del mondo. Quindi per loro io ho scelto questo luogo, per farglielo rivedere. Avrei tantissime altre cose da dire, però mi sto lasciando prendere forse più di tanto, perché purtroppo è il mio carattere. Io quando racconto un qualcosa della nostra città ci metto tutto il cuore, ci metto tutto il sentimento che provo. Che altro dire? Ripeto, qui ci abbiamo passati gli anni più belli della nostra vita. Tecnicamente in questo luogo era come stare, non so, in un college, in un'accademia, dove tu praticamente alla fine di un periodo c'è la festicciola a poco prima di finire il periodo, c'è la festicciola del famoso MACP 100, praticamente alla mancanza 100 giorni prima della conclusione di un corso, degli studi. Ebbene, per noi adolescenti questo luogo rappresentava qualcosa di simile, perché dopo essere cresciuti da adolescenti in questo luogo e intrapreso poi la vita da grandi, sposandoci, andando a lavorare, assumendo le responsabilità di una famiglia, questo lo posso ritenere come un luogo simile, un luogo di istituzione particolare. Purtroppo dagli anni 80, a cominciare dalla metà degli anni 80, non è stato più così, quindi siamo quasi a 30 anni circa di chiusura, o quantomeno di poca frequentazione di questo luogo. Cosa potrei dire? Ripeto, posso dire tantissime altre cose. Io ripeto qui tutti i nostri amici, tutti quanti qui, si scherzava, si litigava poco e niente, cose che purtroppo adesso vedo che avvengono con facilità, anche perché tanti ragazzi non sono più augustani nel senso vero e proprio, cioè sono gente magari che è stata importata, quindi magari che non si conosce bene come lo si conosceva all'epoca. Va bene, detto questo mi sa che non c'è poco da dire. Ripeto, e questo posto era frequentato non soltanto d'estate, ma anche d'inverno, anche se di meno, ma anche d'inverno. Ricordo che d'inverno c'era solo qualche tavolino messo fuori per le situazioni climatiche della stagione, però dentro lo frequentavamo abbastanza. E ricordo anche che c'era il passatempo dell'epoca, oltre al flip, al jukebox, era il flipper. Sì, noi ci svagavamo giocando con un flipper, magari prendendolo con una pallina perché non si facevano dei punti. Ebbene, i passatempi dell'epoca erano quelli lì. Sì, erano proprio quelle là. Poi ripeto, non c'era bisogno di sentirci come viene adesso per telefono, per dire come ci vediamo lì. Era un appuntamento scontato per tutti, chiunque ripeto, quando si trovava libero da impegni sapeva dove andare, eravamo tutti qua. Non c'erano, ripeto, le masse, le confusioni come puoi immaginare, che so, come una festa di San Domenico. Eravamo tutti qua, eravamo in tanti e ci stavamo bene e anche comodi, ci divertivamo tantissimo. Mi fermo perché ho paura di farmi prendere ancora dalla nostalgia, che c'è tantissimo, ma soprattutto dall'emozione di non riuscire neanche a parlare. Perché, ripeto, qui si è passato il periodo più bello della mia dei miei coetanei, della vita dei miei coetanei, gli anni più belli, le passeggiate con i primi fidanzamenti, le ragazzine che seguivamo a distanza, magari sì, sembrano cose stupide, ma all'epoca era così. Ok. Vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di aver ricordato in qualcuno qualcosa del suo passato, e in coloro che magari
anzi a torto, fra virgolette, non hanno avuto il piacere, dico così perché è stato bellissimo quel periodo, di aver frequentato questo luogo, quindi mi riferisco ai più giovani, sappiate che all'epoca la città era più modesta, ci divertivamo tantissimo ed eravamo tutti amici fraterni e lo siamo ancora anche ad una certa distanza di anni. Grazie e arrivederci alla prossima.